De Luca sottolinea i dati importanti per cultura e turismo, ma lancia un nuovo appello al governo per i fondi. Dopo 22 anni la svolta per l'omicidio dell'operaio, arresti nel clan Polverino. A Volla cittadini in strada per provare a salvare il presidio di legalità e sicurezza. Domani in giunta ritornano il nuovo piano urbanistico di Giugliano. La minoranza chiede intervento del prefetto. Gli azzurri questa sera al Maradona per l'ultima amichevole contro il Lille. Buongiorno, bentrovati, nuova edizione del TG Club. Dichiarazioni scoppiettanti quest'oggi, come spesso accade, del presidente della regione Vincenzo De Luca, ma colleghiamoci subito da Napoli con Francesco Molaro. Sì, grazie della linea. Io sono all'esterno del Museo Nazionale di Napoli, dove è stata presentata la mostra sui bizantini, una mostra sull'impero bizantino, sui luoghi del grande impero bizantino, una mostra che sarà visibile da oggi fino a metà febbraio ed è stata inaugurata con la presenza del governatore De Luca, che ha parlato di questa ennesima vittoria da parte della regione Campania e soprattutto del Museo MAN. Grande attenzione alla cultura e soprattutto al turismo, un turismo che continua ad affollare la città di Napoli. De Luca è stato molto netto, molto chiaro: siamo veramente ovunque in tutta la regione, non solo nella città di Napoli. Poi si è parlato di tutto, di politica, si è parlato anche del Napoli, del museo di Maradona, si è parlato della questione del POS, si è parlato anche dello SPID. De Luca ha bacchettato e ha dato delle situazioni legate anche a quelle che erano state le parole di Roberto Fico ieri sul terzo mandato. Ha risposto anche alla nostra domanda sulla questione del bilancio in regione. Lui si è detto tranquillo e ha detto non è un problema per le opposizioni, che casomai sono un po' arrabbiate su certe cose. Lo sentiamo, un De Luca che come al solito ha detto tantissime cose. Dal museo MAN vi ridò la linea. Abbiamo tutto un programma che abbiamo finanziato come regione di eventi culturali davvero di grandissimo livello. Devo dire che il MAN è diventato davvero un'eccellenza nazionale ed internazionale. C'è una invasione di turisti nell'Italia intera e anche in Campania, Napoli, Salerno, in tutte le realtà meridionali. Questo consente all'Italia di reggere, perché diciamo che il comparto turistico insieme con quello dell'edilizia in qualche modo ha consentito all'Italia di reggere. Ovviamente il 2023 non sarà semplice, anche in relazione alle incognite che riguardano le forniture energetiche, ma soprattutto perché alcune decisioni relative al sud ancora non vengono prese. Noi dobbiamo sempre ricordare che il riparto dei fondi FSC, cioè fondi sviluppo e coesione, sono ancora bloccati a Roma. Alla regione Campania dovrebbero arrivare 5 miliardi e mezzo di euro e nessuno si decide, così come sono bloccati i fondi POC. Quindi diciamo che mentre si accapigliano per la legge di bilancio, noi abbiamo delle emergenze che riguardano il sud rispetto alle quali non c'è nessuna attenzione. Poi avremo ovviamente i problemi della sanità, che saranno un'emergenza davvero grave. Bentornati in studio. Allora passiamo alla cronaca. Finalmente si riesce a capire la verità sull'omicidio di un operaio fatto dal clan Polverino. Con la camorra non c'entrava proprio niente Giulio Giaccio, 26 anni, di cui si sono perse le tracce il 30 luglio del 2000. Fu ucciso per un errore da due esponenti di spicco del clan Polverino perché ritenuto l'amante indesiderato della sorella di uno dei due killer e il suo corpo venne distrutto con l'acido. Una fine orrenda che però ora ha dei responsabili. Al termine di indagini coordinate dalla DDA, i carabinieri hanno notificato nuove accuse e due ordinanze di arresto ad altrettanti esponenti di spicco della cosca maranese. Si tratta di Salvatore Cammarota, 55 anni, detenuto all'Aquila, e
di Carlo Nappi, 64 anni, in carcere a Livorno. Per fare luce sull'accaduto sono state necessarie anche le dichiarazioni dei pentiti, tra cui Giuseppe Simioli, ex boss del clan Polverino, e Roberto Perrone. I successivi accertamenti degli inquirenti hanno consentito di scoprire che l'operaio napoletano, originario del quartiere Pianura, venne scambiato per un certo Salvatore, un uomo che stava intrattenendo una relazione osteggiata con la sorella di Cammarota. I due arrestati, fingendosi poliziotti, costrinsero la vittima, che era in compagnia di un amico, il quale poi avvertì i familiari, a salire a bordo della propria auto, dove venne interrogato. Giaccio negò più volte di avere una relazione con quella donna, ciò nonostante venne ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla testa e il cadavere distrutto completamente utilizzando dell'acido. La vicenda fu oggetto di diverse indagini, tutte archiviate. Subito dopo la sparizione vennero ascoltati diversi parenti di Giaccio e tutti confermarono agli investigatori che lui con la criminalità non aveva mai avuto rapporti. Oggi la svolta nel cold case dopo 22 anni con le accuse ai due killer del clan Polverino di Marano. Siamo sempre alla cronaca, purtroppo è ancora paura e preoccupazione per quello che succede sulla circonvallazione esterna tra Giugliano e Qualiano. Ricorderete il caso della ragazza che è stata addirittura colpita con un martello, ma purtroppo continuano ancora i lanci di sassi e oggetti pericolosi. Sì, grazie per la linea. Ci troviamo sulla circonvallazione esterna in un tratto di strada del comune di Qualiano. Ovviamente la memoria riporta a quanto accaduto qualche settimana fa, quando dai bordi della strada è stato lanciato un martello che, giunto su un veicolo, ha ferito una ragazza che poi è stata ricoverata all'ospedale di Pozzuoli. Perché siamo qui? Perché dai social ci giunge un altro allarme, questa volta a lanciarlo una cittadina che in un post scrive che in mattinata, questa volta un sasso è arrivato sul veicolo del marito che si stava recando a lavoro. Ovviamente ha destato molto scalpore questo post e soprattutto ha in qualche modo impaurito molti degli automobilisti che quotidianamente percorrono questa strada che lo ricordiamo per in parte è di responsabilità dell'ANAS, invece ai lati è di responsabilità di Città Metropolitana. Ovviamente su quanto sta accadendo su quest'asse viario stanno indagando le forze dell'ordine, dalla circonvallazione esterna è tutto. Vi restituisco la linea. Intanto ieri sera una brutta tragedia ha colpito la comunità di Mugnano, un incendio in pieno centro città che purtroppo è costato la vita a un quarantenne residente del posto. Eh sì, dunque, la comunità di Mugnano sconvolta da una tragedia in questa settimana di Natale. Ieri sera in questo edificio che vedete dietro di noi, civico 18 di via Giacomo Puccini, una traversa di via Quattro Martiri, siamo a pochissime centinaia di metri dalla casa comunale, è divampato un incendio che ha coinvolto due piani di questa palazzina, a perdere la vita un 47enne, Giosuè Giugnese, a quanto pare stroncato dalle esalazioni di fumo. Sul posto immediatamente vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori per domare l'incendio e per provare a salvare l'uomo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Adesso ovviamente il locale è stato sequestrato, come vedete, proseguono le indagini e gli accertamenti, la salma è stata sequestrata e sarà disposto l'esame autoptico per provare a chiarire ovviamente le cause precise del decesso. Al momento non è esclusa ancora nessuna ipotesi, anche se sembra prevalere, secondo quanto trapela dagli inquirenti, quella del gesto estremo. Dunque proseguono gli accertamenti. Anche il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha espresso vicinanza alla famiglia e agli amici della vittima, che era proprietaria dell'intera palazzina, che ora, dove ora vedete, ci sono ancora i sigilli e proseguono gli accertamenti in attesa dell'autopsia. Noi per il momento da qui vi restituiamo la linea. Grazie Gaetano, proseguiamo con i nostri collegamenti, andiamo a Volla, lì per noi c'è Serena Laizza, perché la storia che vi sta per raccontare è davvero assurda. Il paese rischia di perdere la caserma dei carabinieri perché su questa pende un'ordinanza di sfratto.
Sì, una caserma dei carabinieri che rischia lo sfratto, sembra una situazione kafkiana, un paradosso, invece potrebbe accadere realmente qui a Volla, dove ci troviamo in questo momento e dove questa mattina si è tenuta una manifestazione a grande partecipazione, soprattutto delle scuole del territorio, per scongiurare questa ipotesi. Noi abbiamo ascoltato il sindaco Giuliano Di Costanzo, che ha ringraziato peraltro per la partecipazione anche l'onorevole Francesco Emilio Borrelli. Ascoltiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio. Come si è arrivati a questo punto? È un percorso che è iniziato diversi anni fa, quando è scaduto il contratto da parte dei proprietari, che chiedono un adeguamento del canone. Richiesta che può essere legittima e non sta a me adesso sindacare. È chiaro che la prefettura ha dei parametri tabellari per i quali per questa caserma non è previsto un incremento dell'affitto, nonostante sia una caserma che logisticamente ben situata, come si può vedere è molto grande. È un problema gravissimo per il nostro territorio, che non possiamo permetterci di perdere la caserma. Volla è situato vicino alla periferia orientale di Napoli, quindi con tutto il problema di malavita, abbiamo tanti episodi di cronaca che si riversano sulla nostra cittadina. Il simbolo della caserma dei carabinieri è fondamentale. Questa è soltanto la prima manifestazione pubblica che faremo, ma seguiranno altre, coinvolgeremo la stampa, abbiamo coinvolto un parlamentare, Francesco Emilio Borrelli, per arrivare fino in Parlamento e far sentire la nostra voce. Ci sono delle strutture a Volla che potrebbero ospitare, invece di questa palazzina privata, la caserma? Noi purtroppo non abbiamo né beni confiscati né strutture pubbliche. Sono state fatte manifestazioni di interesse da parte della prefettura per individuare sul nostro territorio delle strutture private da poter locare. E le prime due manifestazioni di interesse sono risultate deserte. La terza c'è stata la volontà di un imprenditore di mettere a disposizione un locale, e questo locale è al vaglio della commissione prefettizia. Intanto la società civile è dalla sua parte, tantissime persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione, tantissime scuole anche, cioè ragazzi delle scuole del territorio. Sì, è stato bello perché le forze dell'ordine spesso sono vittime di altro tipo di manifestazioni, invece questa qui al contrario ha dimostrato un grande legame con il territorio. I carabinieri da anni sul nostro territorio svolgono anche una funzione sociale, e certamente la mansione di oggi mette in evidenza questo legame. Io credo che nei nostri territori, nella nostra periferia di Napoli, nel sud Italia, le caserme non devono chiudere, ma magari devono aprire altre caserme. Quindi questa è una lotta che non deve fermarsi solo a Volla, ma deve essere simbolica anche per tutta la nostra zona. Una storia davvero assurda e particolare. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi. Sweet Chocolate, il tuo prossimo ricordo preferito. Nella nostra scuola curiamo nel dettaglio didattica, progetti e attività laboratoriali, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie durante le lezioni, per le materie di studio e per l'apprendimento della lingua inglese. E poi musica, canto e movimento del corpo per stimolare la creatività dei nostri alunni. Tutto questo è l'Istituto Kindergarten, sezione Primavera, scuola dell'infanzia e primaria. Siamo in via Roma a Giuliano. Seguici sui nostri canali social. Vieni a visitare la nostra struttura nel corso dell'Open Day di sabato 14 gennaio 2023. Service è una società che offre servizi di sicurezza specializzata in guardiania, portierato e sanificazione ambienti.
Wheel Service, la migliore scelta per la sicurezza a 360 gradi. Corretta igiene orale influisce positivamente sulla salute generale. Sono infatti sempre più documentate le correlazioni tra malattia parodontale, quali gengivite e parodontite, e le malattie sistemiche, su tutto il diabete e le malattie cardiovascolari. Due regole, o meglio consigli da seguire per ridurre tale rischio sono: spazzolare i denti 2-3 volte al giorno con lo spazzolino, il filo interdentale e o lo scovolino, ed eseguire almeno 2 volte l'anno un'igiene orale professionale con il proprio igienista dentale o odontoiatra. Il tuo sorriso è la nostra grande missione. Bentornati in studio, passiamo alla pagina politica. Giorni importanti a Giugliano, terza città della Campania, perché si dovrebbe approvare in giunta il PUC. Sentiamo Maria Rosaria Ferrara. Sarà l'atto più importante dell'amministrazione Pirozzi, quello che domani arriva sul tavolo degli assessori. Il sindaco è al fianco dell'assessore Giuliana Di Fiore per rincassare l'adozione in giunta. Nei partiti che sostengono la maggioranza ci sono state fibrillazioni, ma su ognuno di loro, ed in particolare su ognuno degli assessori, pende la spada di Damocle del rimpasto. Pirozzi ha infatti annunciato l'azzeramento a settembre, ma non ha più dato seguito a quelle parole. Ora però il primo cittadino spera per domani di portare a casa il via libera dell'esecutivo cittadino al nuovo piano urbanistico comunale. Giovedì si approverà? Sì, giovedì 22 è l'adozione in giunta del PUC, l'approvazione spetta poi dopo molti mesi al Consiglio Comunale, quindi giovedì è convocata la giunta per l'adozione del PUC, questo strumento fondamentale di pianificazione urbanistica. L'obiettivo nostro è quello di arrivare in giunta e di adottarlo per far sì che ci sia una visione nuova della città. Un appello ai partiti, agli assessori? Diciamo, l'appello è quello di dare attuazione a quello che è il programma elettorale. Il PUC rispecchia il nostro programma elettorale, quindi naturale che venga adottato in giunta. Questo era il parere del sindaco Nicola Pirozzi. Abbiamo ascoltato anche l'opposizione, che è di tutt'altro avviso. È domani il giorno cruciale per l'adozione del PUC in giunta a Giugliano. Il nuovo piano urbanistico comunale è stato rinviato di una settimana per provare a placare le fibrillazioni interne alla maggioranza. Le dichiarazioni dell'assessore all'urbanistica Giuliana Di Fiore durante la nostra trasmissione Campania Oggi hanno però scatenato diverse reazioni. Dalla minoranza, che ha presentato una richiesta di accesso agli atti, che fa sapere il consigliere di Italia Viva Francesco Iovinella, è stata negata, dicono di non conoscere i dettagli del PUC. L'opposizione compatta ora ha chiesto un intervento del prefetto. Credo che questo sia un atto di forza da parte del sindaco, perché tra l'altro far approvare un atto così importante di pianificazione territoriale per i prossimi, che sarà l'atto più, diciamo, determinante per lo sviluppo di Giugliano per i prossimi 30 anni, farlo approvare ad una giunta sfiduciata stessa da lui, con un post e tra l'altro con una dichiarazione fatta alla vostra emittente che non lavoravano 12 ore al giorno come lui, credo che sia un atto davvero vergognoso. Vorrei smentire assolutamente l'assessore Di Fiore. Non sappiamo una virgola di quello che sta scritto all'interno del PUC. La domanda che ho fatto all'assessore è come mai sono stati autorizzati 2 lottizzazioni, 3 PUA, dove è stato dichiarato che all'interno del PUC non cemento zero, sono quasi 2-3 mila vani in più.
quindi sono ancora in attesa della risposta. E la lottizzazione, la più grande, è stata approvata dalla Giunta ad agosto, non un anno fa. In maggioranza le posizioni sono state diverse in queste settimane, tra chi si è detto favorevole fin dal primo momento al PUC e chi invece ha espresso malumori per le modalità con cui si è giunti a questo provvedimento di fondamentale importanza per la città. Il Movimento 5 Stelle ha già dato agli assessori l'ok e il via libera all'adozione in giunta per quanto riguarda l'adozione del PUC. Ovviamente la maggioranza è compatta e sarà fondamentale un gioco di squadra, soprattutto giovedì, di supporto al sindaco e a tutta l'amministrazione. Internamente al Movimento 5 Stelle Pezzella si è dichiarato contrario. Il gruppo ha deliberato a maggioranza di far adottare dai nostri assessori il PUC in giunta. Pezzella è libero, come è giusto che sia, siamo un gruppo democratico e quindi ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Bene ha fatto a disporre alla città la sua idea, ma ciò non vuol dire che lui è contro il gruppo e contro l'amministrazione. Pagina Lavoro ed Economia, procede la protesta dei dipendenti dell'Ipercoop di Afragola che rischiano di perdere il proprio posto. Di sicuro sarà un Natale triste, il problema principale sarà per i nostri figli, dove un giocattolo o quello che magari un vestito o anche una cosa che per loro può essere necessaria ci ritroveremo a dire di no. L'Ipercoop del centro commerciale Le Porte di Napoli ad Afragola ha abbassato le saracinesche senza più riaprirle lo scorso 3 ottobre. Da allora gli oltre 130 dipendenti, in prevalenza donne, cassiere, ma anche magazzinieri o addetti alle pulizie, non hanno smesso di protestare e di chiedere garanzie per il loro futuro. Ora però si avvicina il momento più difficile, le feste natalizie senza stipendio e al momento anche senza tredicesima. Continuiamo a denunciare il fatto che questa vertenza viene trattata con troppa leggerezza, sia da parte della società uscente che non si è nemmeno preoccupata che già siamo senza stipendio e quindi non si è preoccupata nemmeno di far arrivare in tempo le tredicesime, e sia dalla COP che, voglio dire, continua ancora una volta a non assumersi le sue responsabilità. Imprenditore che ha chiuso ce lo hanno portato loro, e ci hanno portato loro anche questo nuovo imprenditore, questa società LDS, che al tavolo venerdì con una grande irrispettosità nei confronti delle istituzioni ha dichiarato di non avere ancora un progetto, che ha dichiarato 50 esuberi e la riduzione dell'area. Venerdì scorso la disperazione ha spinto 3 lavoratori a salire sul tetto del centro commerciale. Uno di loro minacciava di buttarsi giù e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Nonostante il gesto folle del collega, non è che abbiamo ottenuto chissà cosa. Stiamo aspettando un tavolo con il prefetto, che ad oggi non arriva. Ci siamo riuniti stamattina proprio per far vedere che ci siamo ancora, che non dimentichiamo, che vogliamo ritornare a lavorare, e quindi aspettiamo anche per dare un segnale, per dire comunque non vi dimenticate di noi. Non le vogliamo più. Lavoro, lavoro e niente più. Una vera tragedia quella di perdere il posto di lavoro, soprattutto in questo periodo. Cambiamo completamente argomento, parliamo di salute, parliamo del reparto di oncologia del San Giuliano, che ieri ha accolto le proprie donne con la cura, la pazienza, ma soprattutto con una grande giornata di festa. Festa di Natale nel reparto di oncologia dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, un momento di gioia e condivisione in un luogo dove si lotta ogni giorno, dal buffet ai regali natalizi con delle ospiti d'eccezione, le Pink Ambassador, donne che dopo la diagnosi di tumore hanno deciso di mettersi in gioco e diventare atlete, correndo mezze maratone per sostenere la ricerca scientifica con la Fondazione Umberto Veronesi. Poiché io sono una podista da anni e sensibile al tema dello sport, è occasione migliore per avvicinare tutte le donne con problematiche, con queste problematiche oncologiche, come testimonial dello sport. Siamo donne che anche noi abbiamo affrontato una diagnosi di tumore e ci siamo messe in gioco per dimostrare che anche dopo una diagnosi di cancro è possibile rinascere. Dopo 3 anni ho avuto una recidiva, ma questo non mi ha fermato, perché ancora tuttora appunto promuoviamo lo sport, quindi facciamo le mezze maratone. Insieme si può superare la malattia, si può diventare nuovamente donne come eravamo prima,
anzi anche migliori di prima. Un momento accolto con grande soddisfazione dal primario del reparto giulianese, che ringrazia per il sostegno anche attività commerciali della città e volontari. Rendere un luogo di cura, un luogo familiare, credo che sia la massima aspirazione di qualsiasi equipe che si dedichi alla cura delle persone. La presunzione che chiunque si trovi in questo reparto a curarsi faccia la cura migliore possibile per la sua patologia. Sponsor Miseria Nobiltà di Giuliano, che ci ha donato appunto dei gadget da donare appunto ai nostri pazienti. Lo ringrazio tantissimo per la sensibilità e per l'amore. Che... Un momento particolare a due nostre amiche che oggi non sono presenti, Giusy Russo e Giuliana Stendardo, che si sono prodigate per fare questi addobbi bellissimi per il nostro reparto. Grazie. Risultati importanti in un territorio particolare, possibili ovviamente anche grazie al grande lavoro di squadra. Oggi qui festeggiamo il Natale, attendiamo questa festività con grande partecipazione dei nostri pazienti, dell'equipe al completo. Grazie a tutti di aver partecipato a questo evento. Grazie di cuore a tutti quanti voi. In effetti noi ci accorgiamo che anche solo con la nostra semplice presenza a volte gli diamo il nostro contributo. Però noi li ringraziamo soprattutto perché loro ci regalano, ci dimostrano come anche le piccole cose, le piccole attenzioni, le cose essenziali sono veramente importanti nella vita. Un momento di assoluta normalità, come deve essere la vita dei nostri pazienti, e io ringrazio tutti l'equipe del dottor Incoronato che sta facendo un lavoro splendido. Più di questo non posso aggiungere, se non un ottimo Natale per tutti. Buon Natale sicuramente anche a loro, in particolare al professore Incoronato. Ma lo ricordiamo sempre, gli oncologi ci possono fare ben poco. Quelli che possono fare invece molto siete voi, con lo screening e la prevenzione. Lo screening e la prevenzione, soprattutto nel tumore alla mammella per la donna e nel tumore del colon per l'uomo, sono fondamentali. Perciò appena si può, dopo gli anni che sono prescritti dalle quelle che sono le linee guida, è utile e giusto fare uno screening. E molto spesso questi screening salvano le vite umane, più di qualsiasi altra cosa. Cambiamo completamente argomento, torniamo al Natale, però a quello dello shopping, perché siamo andati a vedere la vetrina che sta ottenendo più like sui social e sta davvero facendo impazzire tutti i giulianesi grazie alla sua bellezza. In una città in cui il commercio è in crisi, le saracinesche si abbassano e le strade non sono illuminate come gli altri anni, alcune attività scelgono di investire in allestimenti natalizi, donando bellezza agli occhi di chi passeggia e dei propri clienti, come è successo per le innovative e colorate vetrine di Gioie, storica gioielleria di Giugliano, che per quest'anno ha voluto ricreare un'atmosfera magica per queste feste, incentivando così il commercio ed il passeggio. Diciamo che noi siamo già da 4 anni che facciamo degli allestimenti sempre diversi. Quest'anno abbiamo evitato l'albero e ci siamo dedicati alle sfere natalizie ricche di colori e belle, perché noi rappresentiamo il bello. Palline coloranti e luccicanti, un tripudio di gioia ad accogliere la clientela. Le pareti sono anche scenografie per selfie. Arrivano infatti da tutto l'Interland per scattare una foto e repostarla sui social. Un vero successo, insomma, un invito a non mollare mai, neppure in momenti difficili, e a ricercare sempre il bello. Vi auguriamo un buon Natale, ma soprattutto molto bello. Complimenti a questa attività, come alle tante altre attività che stanno tenendo duro e investendo in questo primo Natale senza Covid. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo subito dopo con lo sport. La Trincar ritira la tua auto a domicilio, la smonta in completa sicurezza.